un atto secondo me quasi doveroso, perché chi ci segue, chi ci sta guardando, ascoltando, deve sapere che noi abbiamo una grande opportunità, non dico un privilegio perché insomma ce lo siamo guadagnato con l'aggiudicazione dell'organizzazione Olimpiadi, che negli sport di squadra chi ospita l'evento ha di diritto la possibilità di giocare. Cosa non semplice, in considerazione che all'atto pratico questo non vale solo nell'hockey, ma vale nelle competizioni di squadra, negli sport, sono in tutto 12 paesi del mondo, ci sono le quote continentali, insomma molto complicato qualificarsi. E quindi a quel punto dobbiamo onorare al meglio questo onore che ci abbiamo, e lo facciamo partendo, mi ha raccontato, un anno e mezzo prima, con un percorso che deve in qualche modo consentire all'Italia di fare la migliore figura possibile con i giganti, ci sono tutti i più forti giocatori del mondo, torneo attesissimo che insomma manca da diverse tornate del mondo olimpico, anche in preparazione di quello che succederà secondo me 2030 in Francia, 2034 negli Stati Uniti, ma soprattutto che deve servire a proiettare, a consolidare una squadra italiana post Milano Cortina 2026. Poi se c'è una cosa che ho molto apprezzato, l'ho detto al presidente Joss, che insomma lui, Yuka, non sarà solo un allenatore della prima squadra, giustamente sarà insomma il supervisore, il controllore, il coordinatore, ha cominciato già con questo stage con tutte le nazionali under 16, under 17, under 18, e che deve, sono impreso, magari qualcuno già arriva per Milano Cortina, questo è importante. Tra gli obiettivi anche ampliare la cultura sportiva del paese, questo si diceva prima. Insomma, se non ci riusciamo con le Olimpiadi in casa, con l'Italia che gioca, con un allenatore del genere, vuol dire che abbiamo fallito, però insomma io sono convinto che insomma, ci sarà il sold out per questo torneo, verranno da tutte le parti del mondo e noi ci saremo.